Amici, un saluto da Jack e Max. Purtroppo nella giornata di ieri, il 19 agosto 2023, si è spento uno delle più grandi leggende italiane, che è Carletto Mazzone, il grande allenatore, persona rispettata da tutti. È stato allenatore della Roma per diversi anni, ma è stato rispettato anche dai tifosi della Lazio, una persona comunque eccezionale, che io ricordo con molto piacere sia al Brescia che al Bologna, lo ricordo con grande piacere, e devo dire che appunto oggi faremo una partita a omaggio. Me ne approfitto ogni volta perché mi piace l'idea di omaggiare un grande. Ho dovuto mettere sul suo 2001 Roberto Baggio, perché era ancora nell'Inter, e l'ho messo nel Brescia perché mi sembra sensato, visto che comunque lui è arrivato nel 2000, e vediamo appunto un Brescia-Perugia, praticamente Mazzone sulla vecchia panchina e su quella nuova. Quindi praticamente lo vedrete qui in basso a destra, ci terrà compagnia la sua immagine mentre noi giochiamo questa partita contro un Perugia appassionante, sicuramente appassionante, che rimane una bellissima squadra e lo sappiamo tutti che il Perugia è tosto. Va bene. Salve a tutti, felice che possiate stare con noi per questa amichevole. Speriamo di vedere un buon calcio. Ed ecco con Buon noi, con calcio. le sue impressioni sulla partita di oggi, Massimo Caputi. Queste due Devo farvi vedere la formazione che abbiamo. Devo farvi vedere allora Bodart. Perché Bodart è non. Strano, vabbè. Bodart, Kozminski, Galli, Nero, Diana, Filippini, Nunziata, Iliana, Tunkilmaz, me lo ricordo fortissimo. Baggio, vedete, ovviamente perno dell'attacco. Darione Hubner, quindi veramente Baggio e Hubner insieme. Sarebbe più forte Sniece, cioè ormai è un po' tardi per fare la sostituzione. Ah, c'è finta di nulla, mettiamo Sniece. Vabbè, io non ho neanche guardato, pensavo che fosse già ovvio che fosse il portiere più forte in campo, ma a quanto pare no. In panchina abbiamo appunto Godard, Danotti, Marino, Bisoli e Filippini. Filippini è anche lui un buon giocatore, ma. Ecco, quindi Baggio è leggermente arretrato, più posizione da regista. Vediamo un po' come va la partita. Io faccio sempre una cosa. Mi scuso se ogni volta mi vedete giocare a sti giochi, devo far così, ma mi dà fastidio visuale come di default. Mi piace questo visuale con lo zoom arretrato e ora si capisce qualcosa. In bocca al lupo a questo grande Brescia. Tunkilmaz. Proprio una bella palla. Darione Hubner. Ecco, Perugia leggendario. Attenzione, Perugia, questo c'è. Vai, Filippini da qua. Mette giù la palla di petto. Dai, tira! Vabbè, Mazzantica. Un vero missile, ma il portiere è riuscito ad intervenire. Rafaic, tedesco, scusa. Tedesco. Diana salva la sezione. Sezione di che? Vabbè. Palla Nunziata, passata in Tunkilmaz. avanti. Baggio. Darione Hubner da qua si prova. Hubner. Bellissimo, Il portiere poetico. osserva la palla che si Però perde sul noi Darione fondo. Hubner lo abbiamo lo stesso, è un grande Ecco il giocatore, portiere di purtroppo. riserva che scende in campo. Portiere di riserva, no, veramente sarebbe quello Gioca bene titolare. in avanti. Cavolo. Già buttare via una Nunziata. sostituzione. Attenzione, Baggio, ecco qua. Vedete che bello, vedete Baggio in squadra. Ottima respinta. Milanese, ottimo Ottimo tedesco. passaggio. Comunque sarebbe collocata nel 2000-2001, praticamente, campionato Controlla 2000-2001. benissimo. Questa partita, siamo su FIFA 2001, infatti. Tiro respinto. E che dire, quando se ne vanno Filippini. i più grandi, e non è passato molto da quando sei andato Viali, Deve crossarla in mezzo. fa male, fa sempre male. Milanese. Ecco qua, Sinisa Mihajlovic, comunque veramente abbiamo perso giocatori e allenatori fenomenali, e Gli ruba la Mazzone palla. è sicuramente nell'immaginario del calcio Campolo. italiano, quindi ha visto il calcio anni 90, inizio 2000, assolutamente un grande. Baggio di nuovo. Sì, Prova da bella. qua. Grandi riflessi del portiere che Darione riesce a Hubner. toccare la palla con la punta Proviamo. delle dita. Che peccato! Prova, non ci La palla riusciamo. È sorvola difficile segnare in traverso. FIFA 2001. Difficile, Rinvio lungo del portiere. difficile. Vorrei provare a costruire un'azione, ma facciamola così. No, direi che non funziona. Materazzi. Dai. Darione Hubner, vai. Hubner. Tunkilmaz. Il portiere Bellissima. Vai, riesce a Hubner. deviare. Segna Darione Hubner, Il portiere non leggenda, può farci nulla. La numero palla 11 del entra in rete con un Brescia, gran fa tiro. gol, ragazzi, si può festeggiare questo bellissimo gol, bellissimo, questo gol. La regia ci sta mandando replay. L'occasione ideale per segnare in FIFA, strano che il portiere non ce l'ha fatta, si stava riprendendo, Punteggio attenzione, finalmente guardate. sbloccato. Siamo sull'1-0.
Scivolata effettuata senza il giusto tempo. Senza il giusto tempo, ma intanto abbiamo recuperato tutti in massa. Filippini, guarda che corre. Tutti in massa. Tranche, Baggio. Da qui non puoi sbagliare. Beh, 2-0. Un bel gol. Ma i difensori dovranno rivedersi bene al replay. Robby Baggio non si assomiglia neanche un po'. Almeno al numero 10 qua, almeno al numero 10. Rivediamolo un secondo. E quindi grande gol del Brescia, siamo 2-0. Dopo il secondo gol la partita prende una direzione ben precisa. Adesso sta costruendo l'azione. Stiamo pressando come possiamo. Oh, Baggio. Baggio, incredibile in difesa. Filippini, vai, però. Darione Ugne. Ottima palla in profondità. Attenzione, Mona. Paolino. Oh, brutto intervento. C'era qualcosa che oscurava la vista dell'arbitro. Tutti in marzo, proviamoci. Dario Ugne. Controlla con il me l'hanno fermata prima che tirasse. Attenzione, ma io ho Materazzi. Dietro pure. Non vogliono rischiare niente. Il grande, sicuramente. Evita di rischiando di fare dei falli brutti. Attenzione. E segna il Perugia. 2-1. Magnifico gol di Melli. Tiro velenoso su cui il portiere non ha potuto fare proprio nulla. E questo è il loro primo tentativo di gol. Yeah, un tiro, un gol. Un tiro, un gol. È vero, un tiro, un gol. Siamo 2-1. Baggio, costruirsela, vai. Un calcio in difesa. Iana. Baggio, da qui. Bel pallone. Segna. Segnerà fuori area, 3-1. Oh, portiere battuto, la palla lo supera infilandosi nel set. Vediamoci la rete il replay. Grandissimo. Cartone Baggio. Ce l'abbiamo fatta, il divincolino. Alla fine dei primi 45 minuti il punteggio è di 3-1. Cosa pensi di questo primo tempo, Massimo? Come possiamo vedere, le opportunità da gol sono state un fattore veramente importante. Le opportunità da gol sono un fattore importante. Tornano sul terreno di gioco per il secondo tempo. Una telecronaca mitica, Bulgarelli Caputi. Per molti considerata la miglior tipo di telecronaca mai avuta in FIFA. Ce ne vuole. Ecco il calcio d'inizio della ripresa. Telecronaca di FIFA. Scivola per togliergli la palla. Immaginatevi arrivare a miliardi di giochi. Il passaggio raggiunge il dove compagno. C'era il commento in inglese. Debole. E poi ti trovi FIFA World Cup 98. No, scusami, Road to World Cup 98, quello prima. Con il commento in italiano. Dice, oh mio Dio, è bellissimo il commento in italiano. Pallone in avanti. È bellissimo. Ottimo taker scivolato. Oh, che brutto fallo, meno male che non l'ha fischiato. È casuale la severità dell'arbitro, casuale. Ha tutti in mazzo. Monaco, bel colpo di attenzione al braccio. Io ci provo. Parata! Non entra la maglia. Il portiere è riuscito a salvare la porta. La palla sembra incollarsi ai suoi guanti. 3-1, ripeto, 3-1, partita bella. Buon contratto. Ha intercettato il tiro. Iliana. Pochi mazzi. Il passaggio. Io ci il provo. Il portiere riesce a deviare il tiro. No! Ok, niente. Melli. Potevo anche provare a tirare da lì. Fa lo stesso. Lui si è certo tirato indietro. Comunque ha preso la palla. È Dario Leudio. Vai. Tutti in mazzo. Portiere che non riesce a non trattenere. Ci siamo. Però sta andando bene la partita. Eventualmente vedremo se fare dei cambi. Che dite? L'attacco mi piace così com'è, onestamente. Mi piace tantissimo. Cioè abbiamo pochi mazzi e Ugne e non abbiamo altri. Però c'è un ottimo Marino MD, mediano destro. Non è la posizione ideale, però potremmo togliere Diana e metterci Marino. No, ripeto, siamo fuori posizione. Di tanto. Vediamo un po'. E poi avremo anche Bisoli esterno sinistro, 44. Al posto di Filippini, che comunque conosco benissimo, è un giocatore bravissimo, però va bene. Aggiudicato. Passaggio lungo perfetto. Ops. Però non riusciamo a prenderla noi, incredibile. Filippini. Questo Brescia costruisce azione. Darione Ugner. È proprio bello per essere vero. 3-1, stiamo vincendo bene. Il potete per meno. Pozminski. Palla colpita da testa in avanti. Attenzione, mai fidarsi di Rapaic, è fortissimo.
Sì, batte il suo marcatore. Buona parata dell'estremo difensore. Come minimo è riuscito a toccare una palla. Nunziata. Altro tiro, ma palla la fuori. Mia di un eroe avrebbe dovuto sfruttare meglio l'occasione. Gol fatto. Ecco, sostituzione. Doppia sostituzione decisa dall'allenatore. Ma che belle. Grazie. Si salutano, si abbracciano. Forse no, abbracciarsi no. Però abbiamo anche dominato la partita, da notare. Palla rinviata in profondità dal portiere. Cioè Baggio così, sistemato così, sta veramente costruendo azioni. Ecco che arretrano in difesa. Però, una parata fortunosa del portiere. Non può permettersi di riposare ugualmente, Giacomo, ancora da affrontare il calcio d'angolo. Vai. No, è nostro, non c'è un rischio. Liliana. Passate in avanti. Baggio per tutti i mazzi, proviamo. Ha lasciato partire un bolide, ma il portiere riesce a parare. Eccellente parata di questo portiere. Ma un Brescia comunque più dominante Tedesco. Di quanto mi aspettavo. Non so perché Tedesco se la piglia con calma, ma costruisce l'azione per Melli. Abbiamo rischiato. Ottima parata del portiere, tiro deviato. Due parate di fila, ottimo lavoro. Scomodo. Se ragazzi stavo andando a prendere la palla, ho detto no, me ne vado a sinistra, scusatemi, ma mi si muovono i piedi da soli. Ottima parata del portiere che blocca impresa. E sono tre parate in successione, Giacomo. Sarà contento che sia finita almeno per il momento. Attenzione, continua a far tutto il Perugia. Rapaic. Portiere ben piazzato. Bisoli. Niente, non riusciamo più. Rimanda la palla di testa, da dove gli era arrivata? Tutte le palle erano del Brescia, su tutte le. Calori. Tutte del Perugia. La difesa non è nella sua. Il portiere blocca bene il pallone. Sono determinati a segnare, ma il portiere non concede niente. Rapaic. Niente, non riusciamo più a prenderla. È incredibile, si sveglia. Vince il contrasto. Ottimo tempismo. Ugner, davvero Ugner, ci provo io. Passa il Maz, proviamo da qua. Segna! Segna pure lui. 4-1. Questo comunque forse è stato ingiusto per quello che si è visto nel secondo tempo. Questo incredibile. Ripetiamocelo di nuovo. Ma sono contento così, non è certo. 4-1, finisce bene. Delicata. Questa è certamente una grande vittoria. Roberto Baggio. L'arbitro fischia alla fine. E l'allenatore a tutti i giocatori attorno a lui per essere portato in trionfo. Invito a completare le azioni. Non ho avuto più possibilità. Per chi vuole, per chi può, lasciare un like al video per supportare il progetto, il canale, soprattutto questi momenti magici, anche se ovviamente non c'è alcun intento di guadagnarci qualcosa, è una giornata triste, ovviamente la dedichiamo ai passati di calcio, dedichiamo un allenatore leggendario che rimane sempre nei nostri cuori. Quindi, detto questo, Dario Hübner, Roberto Baggio, Melli, Baggio, Turchi, Maz. Alla fine 4-1 forse non ci stava come risultato, considerato quanto è forte il Perugia. Va bene, vi saluto così, ci vediamo. Ci vediamo per le prossime carriere, carriera col Bari in corso su FIFA 2001, carriera con Lecce su FIFA 2000. Abbiamo Bari e Lecce, un po' di Puglia qua e là. Ok, ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Ciao.